Passiamo al discorso PSR PAC, insomma il pane dell'agricoltura in tempi normali. Lei si è trovato all'inizio della sua attività di assessore a gestire una situazione di emergenza, ma ci sono conseguenze anche sui PSR, sulle misure PSR che state attivando, perché una delle attenzioni è dare ossigeno alle aziende che sono magari a corto un po' di liquidità. Ecco, sugli strumenti che la Regione ha messo in campo sono diversi. Quindi noi abbiamo da un lato agito sul tema della liquidità, cercare di dare nella maniera più semplice e più rapida possibile le risorse alle imprese, cercando appunto di accelerare tutti i procedimenti, diciamo riuscire a erogare le risorse che già dovevamo dare, però farlo in tempi più veloci. Questo ha significato che in un mese, tra il 23 febbraio e il 23 marzo, noi abbiamo erogato la cifra record, si può dire, di 55 La milioni segno. di euro. Importante è stato questo bando sull'abbattimento degli interessi per i prestiti che le imprese agricole possono fare, intervento che consentirà anche di avere una garanzia fino all'80% da parte dello Stato. E poi la terza cosa è attivarsi per agevolare, per semplificare le procedure, per evitare di fare spostare e muovere le persone come quelle che abbiamo adottato sull'UMA, cioè il carburante agricolo. E la ristrutturazione, le chiedevo, visto che la Regione Emilia-Romagna, lei ha autorizzato l'utilizzo di vitigni resistenti, quindi altamente sostenibili, quindi questa misura di restyling può essere l'occasione di fare partire veramente il vigneto resistente Regione Emilia-Romagna. Siamo molto contenti di questo lavoro che è stato fatto di ricerca, di innovazione che ha portato a introdurre questi nuovi tipi di vigneti. Sono più resistenti anche alle fitopatologie, richiederanno meno trattamenti. Quindi questa ricerca va nella direzione nella quale dobbiamo andare nei prossimi anni, cioè riuscire ad avere un'agricoltura sempre più sostenibile, che faccia qualità. Però è giusto farle, spingere sulla qualità, sulla distintività. Perché dopo la vicenda del Covid, io sono convinto che i consumatori chiederanno sempre di più di sapere da dove provengono i prodotti e come sono stati trattati e quindi chiederanno qualità. E sarà molto importante anche ovviamente lavorare sulla tracciabilità. E nel PSR ci sono delle misure a cui la nostra casa editrice presta molta attenzione, e anche l'Emilia-Romagna, il subentro dei giovani in agricoltura, le misure innovazione, la misura 16, dove l'Emilia-Romagna ha avuto il record di progetti e di iniziative. Quando sono stato nominato assessore poco più di un mese fa, ho assistito a un dibattito rispetto al futuro della PAC, per il quale qualcuno proponeva di ridurre le risorse complessive a servizio dell'agricoltura. Io credo che per le sfide che ha davanti l'umanità, cioè quelle di dare a tutti cibo, quello di avere autonomia e autosufficienza alimentare, quello di creare uno sviluppo sostenibile a livello ambientale, se vogliamo raggiungere queste sfide non possiamo non investire sull'agricoltura e io penso che nel combinato disposto tra la PAC e il famoso New Green Deal da 1.000 miliardi di euro che la Commissione europea ha proposto per portare più risorse nel comparto agricolo e E non alimentare, meno. non meno. Una delle grandi sfide che ha davanti l'agricoltura, oltre a quella della qualità, della sostenibilità economica delle nostre imprese, ricordiamoci sempre che se le imprese non hanno reddito, non riescono neanche appunto ad attivarsi in termini di innovazione, di qualità dei prodotti, dell'organizzazione del proprio lavoro. E poi c'è il grande tema del ricambio generazionale, anche perché ricambio non significa solo ricambio anagrafico, significa portare dentro generazioni che possono avere idee innovative. Ha provato in questi anni, ha fatto un lavoro molto importante anche chi mi ha preceduto, ovviamente. Simona Caselli, che voglio ringraziare per il grande lavoro che ha fatto, sono stati distribuiti 90 milioni di euro a 1.000 per il primo insediamento e per gli investimenti delle aziende guidate dai giovani. 1.200 aziende sul primo insediamento e oltre 500 sugli investimenti. Adesso appunto stiamo istruendo il bando giovani 2019, nei primi di maggio riusciremo a determinare la graduatoria e eroverà 25 milioni di euro, 17 sul primo insediamento e 7, più di 7 sugli investimenti.